Spirito, Spirito, scendi su di noi. Allora, il dono del consiglio è quel dono attraverso il quale lo Spirito Santo ci guida interiormente durante la giornata a prendere delle scelte concrete nella nostra vita. Proprio ci consiglia e ci consiglia rispetto a le scelte da fare o da non fare, i tempi in cui fare le cose da dire e da non dire, in base ai nostri doveri di Stato, il nostro stato di vita, quindi come sposi, come sacerdoti, come consacrati, come persone nel mondo, in base al nostro lavoro, in base alla nostra vita quotidiana. Quindi un dono importantissimo, perché quella luce che ci guida in maniera soprannaturale, momento per momento e giorno per giorno, per vivere al meglio la nostra vita. Quindi è così importante all'inizio della giornata, prima di fare ogni cosa, soprattutto quelle più importanti, invocare il dono dello Spirito Santo e soprattutto chiedere questo dono del consiglio, proprio dire: Spirito Santo, consigliami tu in queste scelte che devo fare. Ciao a tutti, sono Ivana e vi volevo raccontare brevemente di come tutti i giorni faccio l'esperienza dello Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo è una voce proprio soave e leggera, che non fa rumore e non è invadente. E si manifesta a me personalmente nella mia quotidianità, quando parlo con i miei figli, quando faccio le faccende domestiche, quando cucino, no? E la riconosco proprio perché mi dà delle luci particolari su delle situazioni dove gli avevo chiesto proprio dei consigli, oppure mi mette nel cuore di pregare per una persona di cui non so il momento che sta vivendo, oppure un altro dono di cui faccio esperienza è il dono della pace. Quando mi metto a pregare, che sono un pochino ansiosa, invoco proprio la sua presenza e mi inonda subito di una pace che il mondo non può darmi, ma che solo lui può darmi, perché la pace è proprio di Gesù, che mi sussurra: sei tranquilla, che sei nelle mie mani. Dolce sollievo dell'anima mia, vieni su di noi. Apri il mio cuore, sanalo. Apri il mio cuore, fai esplodere un canto, vieni su di noi. Spirito, Spirito.